Noi auspicavamo che ci fossero parecchi interventi proposti soprattutto sugli involucri, perché riteniamo che agendo sull'involucro si possa realizzare il maggior efficientamento energetico possibile e ridurre quello che è il fabbisogno di vettori energetici. Riteniamo anche che l'investimento solo sugli impianti sia un investimento con più rapidi tempi di obsolescenza degli impianti stessi. La comunicazione nei confronti dei cittadini in un progetto importante come quello del Together 2020 è essenziale. Intanto perché si trasmettono ai cittadini quelle che sono le informazioni e le nozioni rispetto a un intervento così consistente come ha avuto il Comune di Volvera su 5 plessi scolastici. Ma inoltre si comunicano ai cittadini quelle che sono delle buone pratiche che tutte le famiglie anche possono attuare, tutte le aziende possono attuare nell'ambito dell'efficientamento energetico. Quindi ritengo che un'azione di comunicazione integrata città metropolitane, comuni, amministrazioni possa davvero essere efficace per trasmettere ai cittadini questa importante cultura.